Guarda che poi non fai una bella figura al tuo programma se continui No, ancora. infatti, non è importante è solo un'apparenza in caso, i contenuti sicuramente sono importanti. Ma È quello il problema. benvenute a tutte le persone, anche se siamo a zero adesso, così ne approfitto, continuiamo i nostri dialoghi, intanto approfitto per pubblicare la diretta su alcuni gruppi e profili. Pam. Marco, ma hai condiviso? Fai qualcosa di utile ogni tanto. Marco non lo fa Sì, hai mai, eh. In diretta non lo ragione. fa mai. Ma allora, io non lo so fare, questa è la verità. Ma adesso io però imparerò perché vedrò come fa Roberto Ma io tipo e adesso posso condividerla adesso. sul mio profilo, la diretta. Ecco, io questa adesso la prendo, la condivido sul mio profilo. Tipo, se Così. tu vai sul mio profilo, Sì. cioè il mio profilo, la pagina, Quello della, di Como Face to Face? sì, Sì? ci vedi. Adesso ci vedo, aspetta, fammi vedere. In ritardo, ma ci vedi. Reggio mi ha subito preceduto e ha condiviso. Hai visto? Hai visto? Ho già Maledetto! imparato. Ok, condivido anch'io, dai, aspetta. Ok, quindi dovremmo Aspetta, siete esserci. diventati più bravi di me. Io non ho ancora fatto. Ma dai! Dai, 5 in diretta. Ciao, 5. Sette. Cresce a dismisura, non si ferma più. Ah, È esponenziale praticamente. Basta, calura. fermatevi. Otto, due like. Beh, sulla fiducia. Boh, possiamo chiudere la diretta a posto tuo. Basta. Quello che dobbiamo L'obiettivo conquistare. minimo è raggiunto. Abbiamo delle aspettative un po' basse. Aspettative basse, ma è giusto così, bisogna averle. Vabbè, Mamma, io ho sì. fatto. Ok. Ok. Allora, come state? Iniziamo blandi. Bene. Tutto Bene, bene. posto? Tutto a posto. Tutto bene. Iniziare anche da una cosa simpatica, la mia locandina. Come la tua locandina. Ah, Aspetta. la tua locandina, sì, che ha scatenato il dilemma. Certo, è una stella o un asterisco? Ah, beh, sì, è una stella e un asterisco. Ma sono stato preso in giro tantissimo da Elisabetta perché è Per la molto grafica. trash. Eh sì, effettivamente trash. Ne avevo preparata una prima che mi ero dimenticato di averla preparata. Era molto più carina, sfondo nero, c'era un puzzle sulla destra, linguaggio, sai. E invece poi è venuta fuori quella roba lì, trashissima. Però ha avuto successo, 5 like, mai avuti. Mai più 5 Allora, like, neanche nudo la prendo 5 like. Madonna santa, devi Ovvio. lavorare sull'autostima. Veramente. Vabbè, detto Noi te lo questo, diamo, due comunque like a me e hai piacciono. chiave. A me No, siamo già a piacciono le 5. locandine così. Ti piacciono? Sì, E allora perché la tengo come standard per le io non nostre. capisco niente di grafica, notoriamente. Cioè vengo sfottuto da anni in ambiti di movimento per questo, quindi Sì, ma mi è preoccuperei. difficilissimo. Eh sì. Io vado su Canva, prendo quella che c'è e cambio le scritte e basta, perché no, non Ma sono assolutamente bravo. l'importante è che tu dimostri di avere un'intenzionalità, cioè tu non dici che hai fatto una cagata, hai fatto una cosa trash perché ti piace il trash, quindi tutto è Esatto. legittimato. Bravissima. No, no, è così. È giusto. Va Va bene. bene. Su. Torniamo seri, per favore, Torniamo seri. serio. Serie, Esatto. seria. Per questi Serio. 6 like e 15 partecipanti, Esatto. mi hanno detto che ricordava la bandiera italiana. Questo già. Diciamo che qualcuno ha la bandiera italiana radicata nell'inconscio. E Qualcuno allora? ha il pomodoro, mozzarella e basilico. Allora. Spaghetti, mandolino Dai, su, che sennò se ne vanno anche quei 5 euro. Sì, infatti. A proposito di italianità, l'italiano, guardate come lo introduco, espressione
di comunicazione, linguistica, linguaggio, e oggi c'è la puntata sul linguaggio. Tac, siamo arrivati qui, perfetti, precisi, e ho invitato per me due persone in questo momento molto importanti, che sono appunto Marco e Feminosca. Io dovrei farlo a voi. E vorrei un po' che trattaste per me, per chi ci segue, il tema del linguaggio. Io non ho una conoscenza, come dire, storica, studiata sui libri del tema linguaggio. Ho delle mie impressioni, delle mie opinioni che ho fatto col tempo leggendo altre cose, ma sicuramente questa per me è come se fosse una lezione di tra due persone che dibattono su un tema. Quindi chi vuole iniziare a parlarne, magari appunto collegandosi un attimo al tema antispecista e femminista, transfemminista. Immagino che stiamo parlando di linguaggio politico, cioè della politicizzazione del linguaggio, no? Se il Qua solo. linguaggio, se ci rappresenta, che cosa rappresenta, se il linguaggio è soltanto, come dire, ha la potenzialità di essere creativo, performativo, quello che diciamo in qualche modo crea la realtà o semplicemente la rispecchia, potrebbe essere un po', no? Quello Certo. che ci potrebbe interessare discutere. Quindi Marco, puoi pure iniziare a Esatto. Io non so cosa dire, quindi ho portato i libri come sempre da leggere. Ma aspetta, No, partiamo da però. una questione. Io volevo capire questo, Roberto, ma tu chiedi questo. Allora, per esempio, come usi il linguaggio? Nel senso, tu ovviamente essendo attraversando degli ambiti politici ti sarai reso conto che ci sono diversi modi di utilizzare il linguaggio, in particolare per esempio negli ambiti femministi, queer, anche antispecisti per altri versi, no? E quindi la curiosità. Abbiamo perso Marco con Bravo. urlare. A proposito di linguaggio, c'erano i cani che facevano un casino Linguaggio pazzesco. transpecie, ma comunicazione. Quindi volevo chiederti, ma tu ti senti a tuo agio con il modo in cui, diciamo, politicamente il linguaggio viene un po', no, decostruito e ricostruito? Ti riesci ad appropriare di questa creatività nel linguaggio oppure la vivi come alcune persone la vivono, come se fosse una forzatura o come se fosse inutile, come se fosse, no, ridondante, una cosa che vabbè, stiamo a vedere sempre tutto? È una domanda bella perché in realtà anche oggi ci stavo facendo un ragionamento su. È difficile. Allora, innanzitutto penso che il linguaggio in questo momento storico possa essere uno strumento sia di lotta che di presa di coscienza e quindi consapevolezza. Non mi sento a mio agio con alcune motivazioni per le quali si giustifica alcuni termini, alcuni modi di usare alcune parole. Però, non mi, anzi, questa cosa mi piace tantissimo perché mi fa riflettere, no? Da quando abbiamo fatto in Assemblea Antispecista la discussione violenza e forza, che è stato tra l'altro l'hai portato tu, Feminosca, come visione, no? Come punto di vista. Cioè è il Ricapitoliamo per Marco che non c'era, no? L'uso della differenza tra l'uso della forza e l'uso della violenza, cioè che cos'è la forza e che cos'è la violenza. realtà gliene avevo parlato lui, però per chi non ci ascolta, sì. E cambia un po' tutto la logica che avevo prima quando utilizzavo solo il termine violenza. O comunque riuscivo solo a usare quel termine per giustificare delle azioni che venivano fatte anche in prima persona.
Invece adesso cioè, saprei spiegare la differenza molto meglio, la differenza che contraddistingue quelle azioni, soprattutto quelle che faccio, che non sono violente di per sé, sono atto di forza, cioè è una risposta, non è una provocazione, non è una, forza, una, un atto di forza gratuito, lasciando stare che c'è sempre uno scopo, eh. Però il fine dello scopo, secondo me, deve avere un valore, quello che poi contraddistingue. Violenza e forza, nel senso, se io poliziotto, violenza di Stato, lo scopo è la repressione e quant'altro. Del dissenso, sì. Il valore fa schifo, cioè mi stai privando di esprimere il mio dissenso e di fartelo vedere, di agire di conseguenza. La mia risposta alla tua repressione è sì. Un atto di forza, ma è una risposta che segue dei valori precisi, no? Cioè la libertà di esprimersi, di vivere in un altro modo. Chi è che può chiamarlo violenza il mio gesto? In realtà non si potrebbe, però è uso comune far riferimento al fatto che il mio sia un gesto violento. Perché il linguaggio viene manipolato in questo caso. Perché il Esatto. linguaggio viene manipolato e quindi già in questo esempio che hai fatto vedi la capacità di trasformativa, no, del linguaggio, di tradurre qualcosa in qualcos'altro semplicemente scegliendo delle parole. Quindi ha una potenza enorme il linguaggio. E secondo me, per esempio, a partire dal mio punto di vista femminista, mi viene da dire è proprio scardinare il linguaggio e un cercare di utilizzare degli strumenti, gli strumenti, il potenziale del linguaggio di creare altre realtà. Diciamo, nell'ambito femminista, come nell'ambito queer, il linguaggio è stato usato in modi differenti a seconda, delle necessità. Per esempio, la riappropriazione dei termini. Utilizzare termini che nel linguaggio comune sono considerati offensivi, svilenti, però in un'ottica diciamo di autodeterminazione, di empowerment, comunque di farli propri e quindi depotenziare quella carica, no? Violenta o comunque sprezzante. Oppure, altra cosa, la creazione di cosa? Di realtà. Cioè il prendersi spazio, in realtà definizioni, ogni definizione comunque ha un suo contenuto di significato, no? Che prima non esistevano, non avevano spazio e quindi non esistendo e non avendo spazio cancellavano anche i soggetti a cui si riferivano. E quindi creando nuovi modi di esprimersi, declinando al femminile, declinando in u, utilizzando segni, asterischi e quant'altro. Aprire, diciamo, degli spazi di possibilità che diventano ben più di quello che banalmente, se uno, diciamo, considera questa cosa da un punto di vista superficiale, sembra quasi o una pignoleria, no? Ah, vuoi sottolineare che, o una quasi cosa ridondante che appesantisce. C'è questo costante, si torna sempre a parlare di ah, ma questo appesantisce il linguaggio, appesantisce il pensiero, appesantisce la comunicazione perché sei sempre lì che devi fare attenzione, devi e poi suona male e poi ah, la grammatica è così e cos'ha. A parte il fatto che tutto questo discorso viene fatto nell'ambito di a volte anche dei concetti veramente errati, ma che derivano da un'ignoranza, cioè non sono io, ci sono delle esimie linguiste, no? Persone che studiano comunque la lingua italiana ben più di me, anzi, dire, che lo fanno di mestiere, che hanno scritto dei bellissimi documenti, poi sarebbe bello, io qualcuno ce l'ho da qualche parte, se li recupero magari li passo per avere una piccola come bibliografia, no? di questa cosa. Dei documenti molto precisi che spiegano che tante volte, anche quando le persone dicono, per esempio, nelle nuove declinazioni in A,
per professioni femminili o cose così. Ah no, ma è sbagliato, non si può. Che invece grammaticalmente è pure corretto. Non è vero che c'è un errore grammaticale, non è neanche una forzatura della lingua, è semplicemente una mancanza di abitudine. E anche, di primo acchito, una mancanza di abitudine e anche una resistenza. Una resistenza perché queste parole fanno emergere delle soggettività, rendono esistenti delle soggettività, come posso definire, quasi dei fantasmi, cioè che prima erano fantasmi, no? Delle idee, dei concetti che prima erano fantasmi e poi diventano concreti una volta che gli dai un nome a queste cose qui. Quindi diciamo che ci sono, cioè sono tante le motivazioni, no? Per cui c'è questa forte resistenza, ma molto spesso si guarda nella direzione sbagliata, ovvero si pensa che la resistenza sia una resistenza semplicemente per consuetudine o perché invece ci sono delle motivazioni più profonde alla base della resistenza a questo cambiamento. Quello che intendo dire è, e poi tra l'altro anche un altro aspetto importante che per me, per esempio, è stato fondante nel momento in cui ho deciso di cambiare il mio modo di esprimermi. Allora, innanzitutto, cambiare il tuo modo di esprimerti ti mette in una situazione di creatività, cioè è una bella situazione se tu non la vivi come una violenza, appunto, no? Una cosa che, oddio, stiamo distruggendo la lingua italiana, ma signore e signori e signoru, la lingua italiana non è mai esistita simile uguale a se stessa da 2000 anni a questa parte. La lingua è viva e segue i cambiamenti della società, rispecchia i cambiamenti della società e a volte li anticipa, cioè inizia a descrivere delle cose che magari a livello sociale ancora si fa fatica ad accettare e poi invece diventano una cosa più comune. Quindi i cambiamenti ci sono sempre esistiti. Se uno non li vede come una cosa, appunto una violenza, ma li vive come una opportunità, allora inizia a sentirti anche libero di giocare con la lingua. A quel punto, almeno secondo me, se uno la considera da questo punto di vista, si sente anche meno, come dire, in difficoltà quando le persone, e capita spesso, iniziano a dire: oddio, ma adesso devo dire tutto in U? Ma se uso una volta la I? Ma se poi uso la A? Ma che te ne frega? Infatti, a me, per me, per esempio, è stato molto liberatorio. Io ho fatto degli esperimenti. C'è stato un periodo in cui parlavo tutto al neutro, io chiamavo il femminile universale. Cioè, praticamente, tutte donne, sempre io, tutto con la I, con la E, e andava bene così. Perché dicevo, io ho vissuto una vita dove il linguaggio non mi rappresentava. Banalmente, ancora prima di essere femminista, se io eravamo 5 ragazze e un ragazzo e il ragazzo diceva ciao a tutti, a me dava fastidio perché io non mi sentivo rappresentata in quel ciao a tutti e dicevo ma scusami, ma perché devi dire ciao a tutti? E dicevo ma piuttosto, visto che siamo 5 ragazze e tu sei un ragazzo, di ciao a tutte. E il ragazzo si sentiva offeso perché non era una donna. Allora, ma perché tu ti devi sentire offeso se ti dico di usare il femminile? Ma io va bene tutto, perché il maschile nobilita comunque. Quindi ho fatto degli esperimenti, prima tutte, poi tutto, per esempio troncare, no? Tutte, poi la U, che a me non suona facile moltissimo, però devo dire anche lì poi ci si abitua, nel senso adesso è una specie di putpurri. Ho deciso, sia nello scritto che nel parlato, che uso quello che in quel momento il mio cervello tira fuori, perché non mi sento assolutamente più di... non devo rendere conto a nessuno, e nemmeno a me stessa. Cioè, sono felice di non essere diventata prescrittiva nell'alternativa, e quindi di dover a quel punto dire sempre perché se dico io, allora sono tornata a pensare come una volta... No. Una volta mi varrà da dire tutte, a volte dirò tutti, a volte dirò tutto, e va benissimo così. Io ci sto giocando con questa cosa, intanto nel mio giocare saltano fuori sempre nuove soggettività, nuovi modi di vedere le cose, nuove, no? E quindi io lo trovo molto divertente, molto liberatorio e me la vivo benissimo. A volte non è facile, perché per esempio se parliamo dell'ambito dell'attivismo questa cosa è abbastanza all'ordine del giorno, nel senso... Nessuno si mette lì a dire, però dovresti...
Però invece, per esempio, no, io e Marco magari ci troviamo a volte, non so, dover scrivere degli articoli, piuttosto che magari su un libro o qualcosa del genere, una traduzione, così. In certi contesti questa cosa è ancora un po' un argomento critico ed è un problema, perché comunque diciamo che poi attraverso i libri, ad esempio, o gli articoli, comunque incidono maggiormente rispetto, ancora, nonostante tutto, incidono maggiormente, no, sul linguaggio, sull'uso del linguaggio rispetto a un blog, tanto per fare un esempio. Difatti, sui blog, su queste cose, il linguaggio, gli asterischi sono usati ormai da più di un decennio. Nei libri, ni. Qualcuno lo fa, qualcuno non lo fa, e qualcuna si ribella e dice no, non si può fare. E quindi questo per dire che comunque c'è un canone, c'è ancora un canone, e poi anche lì dipende da chi lo dice, perché se lo dice Feminosca conta un cazzo. Se la rettrice o rettora dice no, io non sono un rettore, ma sono una rettora, tutti cambiano subito i documenti, perché è una posizione di potere e ha maggior peso nel cambiare il linguaggio. Questo parco di qualcosa. Di qualcosa di sinistra. No, sì, assolutamente. Io, per esempio, faccio degli sforzi deliberati. Quindi, per esempio, anche la U a me non mi fa fatica, diciamo. Mi fa fatica per tutta una serie di motivi, probabilmente appunto, cioè, secondo me, il parlante italiano, la U è percepita un po' come maschile o come legata a certe forme dialettali. Però appunto io, cioè, diciamo, mi faccio violenza volentieri in questo, un po' ci riesco, un po' no. E poi in parte adotto anche quella cosa che dicevi tu, insomma, di fare un po' quello che viene. Per esempio nell'ambito editoriale, sì, hai ragione, cioè c'è anche il tema grosso del, come dire, segnaliamo una questione, però nel momento in cui questa questione entra in ogni parola, in ogni riga, eccetera, può darsi che altri messaggi che ci interessano arrivano più difficilmente a un pubblico non abituato, no? Cioè, nel senso che effettivamente sì, rispetto alla percezione, perché non è una cosa assoluta, ovviamente, però rispetto alla percezione, un certo tipo di desinenze, di complessità, eccetera, diventa alto, poi è difficoltoso da seguire, diciamo, e rende difficile la lettura per soggetti. Ovviamente è una questione complessa. Una cosa che, come dire, ho molto provato a considerare in questi giorni che pensavo a che cavolo dire oggi sul linguaggio, visto che è un tema così ampio e complesso, cioè questa cosa che dicevi tu, no? Cioè che la lingua è fluida, no? Cioè che naturalmente non è una roba, non è una lingua morta, no? Però che c'è un canone. No, c'è un canone per cui appunto poi su cui tu misuri la resistenza, no? Cioè quella resistenza a dire professora, per dire, no? Ma faccio l'esempio di professora perché, per esempio, lì ho visto resistenze più forti, no? Perché professore, professora è una parola accademica, no? Cioè che è relativa all'ambito del sapere, quindi l'ambito, tanto un ambito maschile. No, per definizione, e poi è appunto l'ambito che definisce cosa è sapere legittimo, cosa no, eccetera, e quindi, come dire, profanare quest'ambito utilizzando una parola che non è considerata adeguata è un peccato più grave in qualche modo, no? Però d'altra parte può avere anche un impatto più forte appunto la rettora che dice sono rettore e non rettore. E quindi appunto
Però il punto secondo me è che effettivamente bisogna anche rendersi conto che questa costruzione del canone è, se non un atto proprio deliberato, ma comunque è una costruzione, è una cosa che è stata costruita nei secoli. Cioè, l'italiano, per esempio, come dire, viene costruito scientemente da, in parte almeno scientemente, da una serie di parlate che sono varie e che non necessariamente hanno, diciamo, dei rapporti gerarchici tra di loro in origine. E questo lo dico perché prima parlavamo di Bell Hooks, e c'è il famoso capitolo 11, che dicendo 11 chiaramente tutti capiscono che, qual è, ma è il capitolo sul linguaggio, in cui lei utilizza una parola che a me ha risuonato subito, che è la parola vernacolare, perché poi magari leggiamo un pezzo perché è bellissimo, però lei parla in particolare del vernacolo nero, diciamo, cioè di come le oppresse afroamericane durante la schiavitù e anche soprattutto nel periodo post schiavista hanno utilizzato l'inglese, modificandolo appunto, facendo anche quella riappropriazione, quindi creando delle varietà di inglese, quindi utilizzando la lingua dell'oppressore, ma creando delle varietà che lei chiama vernacolari, fondamentalmente usa questo aggettivo, e questa cosa, secondo me, del fatto che però c'è un inglese standard, no? Che è la lingua dell'oppressore, e poi ci sono le varietà vernacolari, e è importante perché in realtà le lingue standard nascono, sono create apposta. Allora, questa cosa del vernacolare a me risuonava molto perché c'è un pensatore che ha riportato in auge negli anni 70 e 80 questo termine, che è Ivan Illich, che ha approfondito questa cosa, come dire, ha contrapposto il linguaggio vernacolare al linguaggio insegnato, cioè al linguaggio che si può insegnare, che diventa quindi una merce che tu puoi anche quantificare in qualche modo, no? Mentre il vernacolare, che non è necessariamente il dialetto, no? O la parlata del popolo, ma è quella cosa che non è oggetto di, fondamentalmente, di insegnamento, di elaborazione, di grammatizzazione, di tassonomizzazione, eccetera, eccetera. E lui ha detto ha fatto notare una cosa che secondo me è veramente illuminante, che avviene nel 1492, che è un anno cardine, direi. Siamo preparati su questo, diciamo, un anno importante, ma è un anno in cui succedono varie cose. E allora io ho trovato questo libro, e segnalo, poi facciamo la solita rassegna. Allora, questo è un libro, si vede, Rompere la colonialità, di Ramon Grosfoguel, che è un pensatore decoloniale, che fa, come dire, una ricostruzione dell'emergere del razzismo sistemico, a partire dal fatto che in quell'anno, oltre appunto a, ma prima in realtà del viaggio di Cristoforo Colombo, la Spagna conquista fondamentalmente l'ultimo principato islamico. E la presa di Granada sostanzialmente è tutta un'operazione di, se vogliamo, pulizia etnica, diciamo, di ebrei e musulmani. E è chiara questa cosa, che prima di andare in America a conquistare l'America, bisogna unificare in qualche modo, come dire, bisogna cristianizzare, quindi fare un atto di violenza, di pulizia simbolica, epistemica. Ok, cristianizzare gli ebrei e i musulmani, i mori. E questa cosa è chiarissima, nel senso, proprio sulla base di questo che si può dare l'incarico a Colombo di dire: ok, adesso abbiamo cristianizzato la Spagna, andiamo andiamo fuori, no? Andiamo in America, nelle Indie. E Illich però dice che fa notare che in quell'anno succede un'altra roba incredibile,
per certi versi, che come dire, per gli storici passa un po' sotto silenzio, e cioè che viene proposta, scritta, la prima grammatica sistematica di una lingua moderna, che è la grammatica castigliana, che viene presentata come un progetto, diciamo, per ottenere il finanziamento, proprio come l'impresa di Cristoforo Colombo, da parte di un monaco, Don Elio Antonio Tenebria, che appunto ha scritto quest'opera monumentale e che cerca di spiegare, poi volevo leggervi un pezzo del modo in cui lui cerca di spiegare alla regina perché è importante questa cosa. E lui fondamentalmente argomenta in maniera molto lucida perché è importante, come dire, farla finita con tutte le varianti, con tutte le varie lingue della Spagna, e prenderne una, il castigliano, e decretare che quella avrà una sistematizzazione, una grammatica, delle varianti buone, delle varianti cattive, e che questa cosa è fondamentale per due cose fondamentalmente: per poter governare sul popolo, no? Per esercitare il potere e per andare a conquistare l'America, diciamo, per andare a conquistare altri popoli, altri lidi. E questa cosa qua, secondo me, è assolutamente fondamentale, perché non ci rendiamo conto a volte di quanto, come dire, la lingua nazionale, che poi celebriamo nella crusca, nel dire no, professora, non si dice, no, perché l'ha detto la crusca, perché c'è scritto sulla grammatica, eccetera, cioè sia una costruzione in realtà del potere che serviva letteralmente per poi andare a fare degli schiavi, delle schiave nelle Indie, diciamo. E, vabbè, niente, questa era la tangente che ho preso in questi giorni, partendo dalla rubrica di oggi. Ma non devi leggere qualcosa? Devo leggere qualcosa. Hai detto che dovevi leggere qualcosa. Sì. Era partito per un'altra tangente adesso. Sì. Allora, il libro di Illich, diciamo, è una raccolta di testi. Questa è una conferenza che ha tenuto lui nel 78 in India. Si chiama La madrelingua insegnata, e in italiano si trova in questo libro, che credo sia ormai introvabile, di parecchi anni fa. Poi dopo mandiamo tutti i riferimenti, eccetera. E la cosa bella, secondo me, è che lui cita... cita come questo monaco cerca di promuovere il proprio progetto presso la regina, perché in realtà Isabella rappresenta, su questo non è molto lungimirante, rappresenta ancora una visione passata, no? Lui è più proiettato verso il futuro, e quindi lei non capisce tanto questo fatto di dover imporre per forza una lingua. E questo in realtà avviene prima che Cristoforo Colombo parta, sostanzialmente, qualche mese prima. E quindi lui introduce questa grammatica dicendo delle cose chiarissime in realtà. Per esempio dice, la lingua è da sempre la sposa dell'impero, per sempre ne sarà la compagna. Insieme essi hanno origine, insieme crescono e fioriscono, insieme declinano. Illich, ma risuona tantissimo con quello che dicevi tu, commenta dicendo: d'ora innanzi le forme costantemente mutevoli del vernacolo potranno essere confrontate con un linguaggio standard che ne misura il progresso e il deterioramento. Cioè, è la prima volta in cui in qualche modo c'è una misura di quanto un linguaggio va bene o non va bene, appunto, come dire, nella crusca. Il castigliano è trattato come se al pari del latino e del greco fosse una lingua morta. L'ideale di Nebria non è il vernacolo in costante evoluzione, ma un colloquiale atemporale. E parole del monaco, lui dice: per evitare questi mutamenti variegati ho deciso di trasformare la lingua castigliana in un artificio, così che qualsiasi cosa verrà scritta d'ora innanzi in questa lingua si uniformerà a un unico modello, capace di sopravvivere al tempo. Il greco e il latino sono stati governati dall'arte, grazie a ciò hanno conservato la loro uniformità nel tempo. Se non siamo in grado di fare lo stesso per la nostra lingua, invano i cronisti di vostra maestà elogeranno i vostri atti. Le vostre fatiche non sopravviveranno che pochi anni. Dovremo continuare ad attingere alle traduzioni in castigliano di Pizzaro e Raffaele. Leggo ancora una cosa brevissima.
Vostra maestà ha bisogno dell'ingegnere, dell'inventore, capace di fare del linguaggio del vostro popolo, delle vite del vostro popolo, strumenti adatti al vostro governo e alle sue imprese. Indubbiamente, credendo nel progresso, so che verranno altri che faranno meglio di me. Altri costruiranno sulle fondamenta da me posate. Ma attenzione, mia signora, non tardate ad accogliere il mio consiglio. Ora è il momento. La nostra lingua è appena pervenuta ad altezze tali da farci temere che possa decadere, più che sperare che possa salire più in alto. E Illy ci dice, l'esperto incalza, già ricatta il cliente con quella minaccia ora o mai più, che porterà tante decisioni politiche moderne. La regina, secondo Nebri, ha bisogno della sua grammatica, ora, perché presto Colombo ritornerà dalla sua spedizione. Quando vostra maestà avrà imposto il proprio giogo a molte popolazioni barbariche che parlano strane lingue, la vostra vittoria creerà per tutti costoro nuovi bisogni. Essi avranno bisogno delle leggi che il vincitore deve al vinto, del linguaggio che portiamo loro. La mia grammatica servirà a impartire loro la lingua castigliana, così come abbiamo insegnato il latino ai nostri figli. Cioè, secondo me questa è una roba notevole che ci restituisce l'idea, secondo me, anche della resistenza a questa cosa, no? Cioè del fatto che quello che diceva Femminosca è un continuo atto di resistenza in realtà a uno strumento che viene creato, che è un artificio a tutti gli effetti, effettivamente. Eh sì, l'artificio è quel... Mi sentite? Sì. Sì. L'artificio è quello proprio di fare in modo che quella parola venga vista in un determinato modo, no? Letta in un solo modo e nel modo voluto, che è quello che si diceva proprio prima. E poi non è da sottovalutare in questo caso il fatto che sia un monaco cristiano a proporre questa soluzione alla regina Isabella. No, assolutamente. Ce l'ho, non mi stanno molto simpatici i cristiani cattolici, la religione in generale. Condivido. Ma mi aspettate un secondo? Un attimo solo, arrivo. Ritorno. Arrivo. Una puntata a casa, quindi penso che sia un po' più. Arrivo subito. Prego. Intanto noi parliamo di, non so, dei monaci. No, c'era... Giulia che ha scritto che adora, penso l'autore che tu hai citato. Illich, probabilmente Illich. O non so se si riferiva forse a Belux sul termine vernicolare, quindi quel pezzo lì, forse era quello. Poi vabbè, c'è un po' di gente che saluta, David, Lia. Salutiamo. Adesso approfittiamo per salutare tutti, e tutte, e tutto. Certamente. E tutto asterisco. A proposito di questo, io in realtà anch'io con la U faccio molta fatica. Lo sento proprio pesante, cioè un po' chiuso, un po' ottuso questo suono della U. Ah, certo. E ad esempio, non so se è fattibile in tutte le volte, però il ciao anziché a tutti, a tutte, cerco di mettere tutte le persone. Sì, questo l'ho notato, ma non lo conoscevo e mi piace tantissimo. Perché penso che i termini in realtà ci sono, vanno un po' ricercati forse, e non so però appunto fino a che quali possibilità ci siano per farlo. Viva! Non so quali... In effetti lasciare le pentole sul fuoco e poi, non io, e poi uscire di casa non è un'ottima idea. No, oh cazzo, le pentole! Io volevo, non so dove caspita siete arrivati. No, niente. No, rispetto a proprio il capitolo di cui parlava Marco prima, di Belux, che è bellissimo e è pregno di significato e insomma andrebbe letto e riletto mille volte. Io l'ho già fatto perché tra l'altro è uno dei miei preferiti del libro, quindi comunque ci torno spesso. Fa capire una cosa, che la resistenza arriva sempre da chi ha il privilegio, perché chi ha il privilegio non sente il bisogno di dare forma a mondi nuovi. Anzi,
tende a voler tenere quello che c'è, mentre la spinta al cambiamento arriva sempre da chi questo privilegio non ce l'ha, da chi non è rappresentato da quel linguaggio e lo subisce in qualche modo. E quindi anche, per esempio, una cosa interessante può essere questa: quando proviamo una resistenza, di chiederci se non sia perché siamo dalla parte del privilegio, no? Quindi, per esempio, non faccio fatica a pensare che è un rappresentante maschio, etero, cis, eccetera, 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 che quindi ha tutta una serie di privilegi, no? Che gli derivano dalla sua posizione nella società, che è stata messa in una certa, in una, appunto in un certo punto, no? di una gerarchia di privilegi e oppressioni, trovi pesante questa cosa. Primo, non gli è necessaria per niente. Secondo, fare spazio ad altri vuol dire toglierne a sé. E quindi diciamo che se una cosa siamo arrivati a capire è che togliere il privilegio non è facile per nessuno, nel senso che comunque è faticoso. Però Hux nel libro, ad esempio, a parte che, ecco, inizia quel capitolo lì del linguaggio, che tra l'altro ha un sottotitolo anche importante, insegnare parole nuove per mondi nuovi, quindi già ci dà l'idea del potenziale creativo del linguaggio. Dice, la prima frase dice, come il desiderio, il linguaggio sconvolge, rifiuta di essere racchiuso all'interno di confini. Allora, paragona il linguaggio al desiderio, che possiamo immaginare sia uno dei motori più grandi esistenti, no? Delle nostre azioni, delle nostre motivazioni. Quindi il linguaggio è desiderio. E come, diciamo, Madonna Santa, è morto. No, no, è arrivata una chiamata, bloccava la rete. Era la crusca, era la crusca che mi chiamava. Quindi, paragona il linguaggio al desiderio e la potenzialità che ha il desiderio, no? Cioè, immaginiamo quando desideriamo profondamente una cosa, quindi la potenzialità trasformativa che ha l'energia e il coraggio che ci viene nel perseguire un forte desiderio. Allo stesso modo il linguaggio ha questa potenzialità enorme. Però subito dopo, io non sarei neanche a leggere tutto tutto, lei fa riferimento subito in questo capitolo a una poesia di Adrienne Rich che si intitola Bruciare carte invece che bambini e parla del famoso, questo verso è abbastanza conosciuto, dice una frase di questa poesia mi ha smosso qualcosa dentro, questa è la lingua dell'oppressore ma ne ho bisogno per parlarti. E dice anche, in un primo momento resisto all'idea di una lingua dell'oppressore, perché questo concetto ha il potenziale di privare di potere chi di noi sta appena imparando a parlare, a rivendicare la lingua come luogo in cui diventiamo soggetti. Poi invece, allora ci riflette e dice, quando ho letto per la prima volta queste parole ora, mi fanno pensare all'inglese standard. Imparare a parlare in opposizione al vernacolo nero, quello che diceva Marco, al discorso frammentato e rotto, di un popolo espropriato e deportato. L'inglese standard non è il linguaggio dell'esilio, è il linguaggio della conquista e del dominio. E poi dopo va avanti, no? Dicendo, so che non è la lingua inglese a farmi male, ma ciò che gli oppressori ne fanno, modellandola per farla diventare un territorio che limita e definisce, per renderla un'arma utile a causare vergogna, umiliazione, colonizzazione. È difficile non avvertire costantemente nell'inglese standard il suono del massacro e della conquista. E infatti poi, sempre qualche riga più sotto, dà questa immagine fortissima, dice «Quando immagino il terrore degli africani a bordo delle navi schiaviste, venduti all'asta, circondati dall'architettura sconosciuta delle piantagioni, immagino che questo terrore si estendesse oltre la paura della punizione, che risiedesse anche nell'angoscia di sentire una lingua che non potevano comprendere. Il suono stesso dell'inglese doveva essere terrificante. Penso ai neri che si incontravano in uno spazio lontano dalle diverse culture e lingue che li distinguevano gli uni dagli altri, costretti dalle circostanze a trovare modi per parlare tra loro, in un nuovo mondo dove la nerezza e il colore della pelle e non il linguaggio diventavano lo spazio del legame.
L'immagino ascoltare l'inglese, parlato come lingua dell'oppressore, ma immagino anche che si rendano conto che questa lingua debba essere posseduta, presa, rivendicata come spazio di resistenza. Forse il momento in cui hanno capito che la lingua dell'oppressore, se riappropriata e pronunciata dalle lingue dei colonizzati, poteva essere uno spazio di unione, è stato felice. Perché in quel riconoscimento c'era la comprensione che era possibile ricreare un'intimità, che si poteva dare forma a una cultura di resistenza. Imparare a parlare questa lingua aliena è stato uno dei modi in cui gli africani ridotti in schiavitù hanno iniziato a rivendicare il proprio potere personale in un contesto di dominio. Attraverso una lingua condivisa, i neri potevano trovare nuovamente un modo di fare comunità. E sostanzialmente è anche quello che succede, per esempio, nell'ambito femminista, nell'ambito queer. Quindi riappropriarsi della lingua, creare un proprio linguaggio, un linguaggio che ti accoglie, in quello che quindi lo ricrei, lo rimodelli su di te, su quello che senti di essere, non su quello che ti hanno detto che sei. Fai spazio a una comunità, perché poi il linguaggio è comunione, cioè nel senso, infatti lei quando dice questo, uno quando ci pensa dice loro si sono trovati nella stessa situazione di oppressi, cioè erano persone nere e neri, tutti nella stessa condizione di schiavitù, terribile, ma la prima cosa che ci lega alle persone che vivono più o meno, no, geograficamente nel nostro ambito, che è la lingua, perché bene o male siamo italiani, parliamo italiano e via dicendo, non potevano usare, diciamo, quella, perché venivano da posti diversi, cioè per noi adesso c'è l'afroamericano, ma in realtà cioè la genealogia credo che sia veramente infinita, no, delle provenienze degli schiavi e delle schiave. E allora cosa potevano fare se non prendere quella lingua lì? Però non esattamente quella lingua lì. Ah, perché comunque ci metti del tuo, ci metti dei tuoi ricordi, del modo in cui tu pronunci, dei tuoi affetti. E B, perché comunque anche il fatto che colui che ti domina non possa accoglierla appieno quella lingua diventa uno strumento in più per te. Di poter dire delle cose senza che quell'altro sappia che cosa stai dicendo esattamente o che significato dai a quella parola lì. Cioè, è molto potente se la pensi nell'ottica di persone che erano private di tutto, cioè anche della capacità di resistere. È l'inizio di una nuova resistenza, è il ricreare una comunità, un circolo, un'intimità, un luogo protetto, in un luogo che non era protetto da niente, da nessuno. Quindi come dire, è anche un riconoscimento di questa alterità che però esiste e vuole essere riconosciuta in qualche modo. Tra l'altro, dire, vabbè, oh, da antispecista lo devo dire, quando lei parla del suono terrificante che le voci dovevano avere per chi non le capiva, mi fa pensare agli animali, ai suoni, le urla degli umani in certe condizioni che devono essere qualcosa di terrificante, no? Vabbè, mi viene sempre in mente questo. E quindi sì, e forse anche sarebbe carino se riuscissimo, non so, con Marco a tirare fuori qualcosa anche sul linguaggio, il discorso antispecista, umani, non umani, infatti, animali, animali non umani. Quello potrebbe essere. Se ci sono delle domande, intanto magari chi vuole le scriva, che poi appena c'è tempo le leggiamo. Solo questo. Sì, dai, se vuoi dico qualcosa su questo, così a caso. Vabbè, intanto una considerazione, diciamo, su una cosa che hai sottolineato, diciamo, sull'aspetto comunitario, no? Questa cosa che, come dire, la lingua dal basso è comunitaria, mentre la lingua dall'alto, il canone, in qualche modo non lo è, no? Cioè, questa è una cosa che in realtà, diciamo, ricorre anche nel pensiero, nella critica del coloniale. Una è inclusiva e una escludente, se vogliamo dirlo, no? Sì, certo, ma anche in Illich, cioè nel senso, per esempio, il concetto di vernacolare di Illich, che è un po' diverso da quello di Belux, però comunque ha forte l'idea che la lingua insegnata è una lingua che è standardizzata da una persona sola, no? Nel chiuso del suo caminetto, la Cartesio, diciamo, nel chiuso della sua stanzetta davanti al camino, eccetera. E sì.
Mentre il vernacolo, come dire, una lingua che nasce, si evolve, si sviluppa nel dialogo, no? Illy ci dice fatta per parlare faccia a faccia, come face to face. Tra l'altro sto pensando di cambiare. Non puoi cambiarlo, ormai l'hai scelto, dovrai farlo per sempre. E quindi questa cosa secondo me è fortissima. Invece riguardo l'antispecismo, a tutto questo tema, ecco, secondo me una cosa molto forte è ancora questa dialettica, non so come chiamarla, tra diciamo il canone e la forzatura, no? Che è un po' il tema, se vuoi, dell'antropomorfismo. Cioè, quando noi diciamo, ma possiamo dire intenzionalità per l'animale, cioè, dobbiamo inventarci una parola apposta, no? Perché sappiamo che per il mondo non umano ci sono delle parole a parte, no? Cioè, il viso è un muso, no? Le gambe sono zampe, l'intenzionalità non è più intenzionalità, ma sarà qualcos'altro, come dire, la risposta cosciente è un riflesso, no? Non intenzionale, eccetera, eccetera. E tutto è, come dire, sempre una versione umana, perché non sia mai. E quindi questa forzatura, che invece come antispecisti facciamo a volte, non è una violenza, perché abbiamo detto che è forza, però, come dire, a me piace anche dire che è violenza. No? Cioè, che è una forma di violenza che restituiamo, facciamo violenza alle parole per, come dire, per piegarle in una direzione che sia anche disturbante e che urti, perché quella resistenza di cui parlavi tu, Felinosca, in questo caso è evidente, cioè, ma si vede anche banalmente, appunto, se tu dici viso parlando di un cane invece di muso, no? Ci sono persone, certo, che sono urtate da questa cosa, che assolutamente, così, no? Se la prendiamo in senso un po' neutro, è incredibile, cioè fondamentalmente sono sinonimi in teoria, no? Però dietro c'è tutta una concezione, no? Beh, in un libro che sto leggendo, diciamo, e che, no, magari tra qualche mese, non si sa, sarà disponibile un giorno forse. Se non hai capito di cosa sto parlando. No, ho capito. Che si parla, per esempio ci sono delle passaggi che mi hanno colpito da morire, tipo quando si dice che appunto il linguaggio è appannaggio dell'umano, quello dei non umani è una forma di comunicazione sicuramente più primitiva, cioè, esatto, il fatto che noi non lo riusciamo a capire vuol dire che significativamente, cioè, è sicuramente più primitiva. Che comunque all'animale chiediamo di imparare il linguaggio umano, mentre noi, cioè io non so interpretare magari gli abbai dei miei cani, ma loro magari un tot di parole le sanno, però sono io che ho il dono del linguaggio, loro come sempre. Certo. No. E poi la descrizione, quella terribile, del insegnare ai delfini il linguaggio dei segni quando i delfini non possono segnare, creando una comunicazione solo unidirezionale, dove il delfino capisce ciò che l'addestratore sta chiedendo, comunicando, ma non è capito perché non ha gli strumenti per noi. Quindi il fatto di anche lì immaginare che se un linguaggio deve essere trasmesso sarà quello umano, o comunque solo in una, certo, no, in una chiave di lettura umana del linguaggio, che è una cosa allucinante proprio. Sì. Solo io e te capiamo di che libro si parla. Vabbè, perché se ne frega, però intanto... Libro? Cioè, stavi traducendo un libro? Sto, oh, sì, ovviamente. Non è che siamo così bravi a far creare la suspense. Ma non ce ne frega niente neanche. Però sì, diciamo, in questo libro qua parla anche di questi aspetti della comunicazione, del linguaggio, o di quando, dopo aver insegnato alle scimmie a segnare, quindi col linguaggio dei segni, le scimmie segnavano, ma i ricercatori non sapevano più, diciamo, leggere quei segni, e quindi quel tentativo di comunicazione era monco, nel senso non trovava nessuno che poi ricevesse.
Quindi sì, diciamo, poi io non so come la pensi tu, ma anche Roberto, visto che insomma qua c'è il salottino antispecista su tutta la questione, come li chiamiamo? Animali, animali non umani, ah. Animali umani, umani animali. Ecco, quello è interessante perché io ho, da un po' di tempo in qua ho la sensazione che qualsiasi roba facciamo sbagliamo fondamentalmente. Sì! Cioè, no, ma nel senso che, cioè veramente è un po' angosciante, nel senso che mi sembra che, come dire, se tu li chiami animali, no? Stai adottando il linguaggio... Tac, dualismo. Però se tu li chiami animali con qualche... umani sono mancati. Con qualche aggettivo, esatto. Esatto, sono altri animali, vuol dire che ci sono noi che siamo gli animali. Cioè, con la A, enorme. Esatto. Poi ci sono gli altri, cioè, come dire, in qualche modo la sensazione effettivamente che non se ne esca, cioè, come dire, è positivo segnalare la questione usando un aggettivo, provando delle forme, eccetera. Per esempio, mi pare che nella traduzione di questo libro stessimo discutendo sulla questione degli animali allevati, per esempio, no? Cioè, animali da allevamento, da reddito, sono tutte espressioni che veicolano il fatto che sia in qualche modo naturale, che sia nella loro essenza il fatto di fungere da merce, da serbatoio di produttivo, eccetera. E quindi, per esempio, non è facile da tradurre, una possibilità è animali allevati, perché riporta, come dire, la responsabilità anche su chi li alleva, no? Cioè sul fatto che c'è un'azione cosciente, attiva di appropriazione dei loro corpi. Sì. Questo è molto interessante, quest'ultimo, cioè tutto interessante. Animali allevati, rendere implicito il fatto che ci sia una responsabilità, non è una... Certo. Non è una cosa naturale, che è molto interessante. Ma non inerpichiamoci però sul significato di naturale, perché sennò andiamo... No. Ho appena usato un termine che è abusato e... che esplode. È un buco nero, naturale. Sto cercando di affrontare anche questo tema da solo, no? Privatamente, per farmi un'idea. Bravo, davanti al caminetto sempre o al cesso. Esatto. tra l'altro il cesso è uno dei momenti in cui si pensa di più, se non ci si porta dietro il telefono è pazzesco. Come no? Oltre il piacere che c'è, ma vabbè, perché non lo dico, era una cosa estremamente sessista, un dualismo di genere che non posso permettermi in questa sede. Posso solo dire la dico diversamente, così che io penso molto in bagno, ma non sul cesso, ma sotto la doccia. Non so, questo è un luogo di riflessione. È il problema è che sotto la doccia a scriversi qualcosa. È una riflessione importante. Riportata. Sì. No, io pensavo riguardo a quello che si diceva prima, che adesso me lo sono dimenticato cosa volevo dire. Perfetto, perché abbiamo il potere di essere un po' confondenti, Marco, quando facciamo così. È un linguaggio disturbante, diciamo, perturbante. Perché in realtà non vogliamo farci fare domande. No, esatto. Sto cercando di tirare qui la voce. Ci sono le domande? Qualcosa c'è. Aspettami, Lia chiede se si può parlare del linguaggio animale come gli animali considerati senza voce. Oddio! No! No, io... Posso dire, vabbè, ormai prendiamo a piene mani dal testo in traduzione, però effettivamente a un certo punto si dice proprio questo, cioè che non esistono i senza voce, ma esistono i preferibilmente inascoltati. Che è una frase bellissima! Cioè, nel senso che in effetti per quanto riguarda il linguaggio, ad esempio, si fa riferimento a un video, e questa cosa mi ha colpito molto perché è un video che io ho usato spesso quando facevo delle introduzioni tra virgolette all'antispecismo con persone non antispeciste. Quindi
diciamo, per esempio, sui materiali grafici molto violenti cerco di evitarli, no? Perché comunque, perché io stessa, essendone stata, diciamo, cioè avendoli subiti, essendo io una persona evidentemente molto empatica, poi sto male per mesi, anni e forse per tutta la vita, perché mi tornano i flashback, no? Delle cose. Poi perché mi sento una responsabilità e credo che certe cose si possano cogliere anche senza dover per forza mostrare sangue che sgorga come se fossimo, no, a vedere un film dell'orrore. E c'è un video che apparentemente le succede poco, nel senso, forse l'avrete visto, ci sono tre mucche o due mucche, adesso non ricordo esattamente, quando sono nel tunnel, nel corridoio che poi le porta nella sala dove vengono ammazzate. E, praticamente tu non vedi dentro la sala, vedi soltanto questa paratia metallica e poi vedi le mucche che sono in coda una all'altra, poi vedi che arriva un operatore con un pungolo per far andare avanti la mucca e la mucca va avanti e entra dentro, si abbassa la paratia, non si vede niente ma si sente un botto, bam, perché gli ha sparato. E l'altra mucca non ha visto quello che succedeva dentro, però in quel momento si vede che, come dire, inizia ad annusare l'aria in avanti, no? Così, e inizia a agitarsi. Quindi cosa fa? Inizia a arretrare all'indietro, perché non può girarsi, è strettissimo il corridoio, quindi inizia solo a arretrare all'indietro e si gira. Infatti per un momento, mi ha colpito perché il libro riporta esattamente la sensazione anche che ho avuto io, per un momento è come se ci guardasse negli occhi, perché guarda video. E guarda, e allora lei dice... chi ha scritto il libro dice: non ho bisogno di un sofisticato linguaggio per capire che cosa mi sta comunicando quell'essere vivente, anche semplicemente col linguaggio, diciamo, del corpo, con uno sguardo. Sta comunicando la sua paura, mi sta comunicando il suo desiderio di scappare, di non essere lì. Quindi non abbiamo bisogno del linguaggio, non abbiamo bisogno del linguaggio umano, non abbiamo bisogno delle nostre parole. Sempre per il discorso, siccome siamo animali, che poi possiamo metterci dietro l'aggettivo che vogliamo, quelli che piangono, quelli che ridono, quelli che si fanno le pippe, quelli che... no, cioè, qualsiasi cosa, però siamo animali, sappiamo leggere, esatto, il linguaggio del corpo, il linguaggio non verbale. Ritengo che poi anche, tra l'altro, seppure siamo forse animali molto crudeli da un lato, sappiamo anche essere animali molto empatici dall'altro, quindi abbiamo la capacità di capire il linguaggio non umano, semplicemente non lo vogliamo ascoltare, è una scelta politica, è una scelta, no, di mantenimento di un privilegio quello di non ascoltare un animale. Perché una persona non vuole vedere un video del genere? Perché anche un video del genere, io quando l'ho fatto vedere, ricordo ancora una compagna che ha avuto una reazione di rifiuto forte, anche di astio nei miei confronti, che io volevo dirle: ma forse avresti dovuto vedere altro, perché qui è tutto molto sottinteso, non è esplicitamente mostrato, ma già solo quello vuol dire che comunque la comunicazione è arrivata, e come si è arrivata, perché ha avuto il potenziale di creare un forte disagio in chi chiaramente non aveva fatto magari una scelta vegana antispecista e si trovava messa di fronte a una vittima che stava quasi chiedendo aiuto, che ti diceva, ti guardava e ti diceva: aiutami. Allora dico, il discorso dei senza voce è stato affrontato molte volte, tra l'altro c'era tutto il discorso, quello della voce dei senza voce deriva da una poesia, anche una poesia che nel periodo in cui è stata scritta era dirompente per il periodo in cui è stata scritta, quindi magari in un certo contesto storico, culturale, aveva una sua valenza dire questa cosa qui. Adesso, con le conoscenze che abbiamo, con il cambiamento che c'è stato dell'antispecismo, che è diventato una questione politica, e sebbene chi non fa parte dell'ambito antispecista non è che faccia fatica a riconoscerlo, non vuole riconoscerlo, perché anche quello dovrebbe quindi mettere in discussione altre categorie di privilegio e quant'altro, non è più un termine che si può utilizzare con leggerezza dicendo: ma sì, è un termine che funziona, perché non è vero, perché non è la verità, perché noi sappiamo che diciamo il linguaggio umano parte sempre da un punto di vista antropocentrico. Siccome io non posso capire o non voglio capire il linguaggio degli altri animali, chiamiamoli così adesso, allora quel linguaggio non esiste, allora sono muti, non hanno un linguaggio. Invece non è vero,
hanno un linguaggio che noi non possiamo capire e non ci sforziamo peraltro neanche di capire. Delle forme di comunicazione non verbali che noi capiamo e che non ascoltiamo. Quindi è una scelta molto politica questa. Non è un non capire o un dire no, non hanno voce. Ce l'hanno e come la voce? Hanno la voce, difatti, mi ricordo qualche anno fa c'era stato in un paese dove avevano costruito un mattatoio nelle vicinanze del paese, la gente si lamentava, perché? Perché comunque a quel punto vedi, senti, percepisci la realtà che invece ci viene nascosta costantemente. Qui abbiamo perso Roberto, però... sono andato a prendere il caricatore che mi si sta scaricando. Quindi voglio dire, no, per me non è giusto parlare di senza voce. E non è giusto dire che noi siamo la voce perché ci mettiamo in una posizione dei salvatori. Noi possiamo essere gli alleati, gli alleatu, il nostro ruolo, e questo si collega a un discorso che è carissimo a Marco, che potrà fare lui, e poi magari ne parleremo un'altra volta, il discorso della resistenza animale, ovvero se l'animale, qualsiasi animale, ha una sua agency, quindi ha una sua volontà, ha un suo fine, ha un suo desiderio di libertà, di non essere oppresso, di non soffrire, nel momento in cui viene sottoposto a queste violenze, reagisce vocalmente, reagisce col proprio fisicamente, scappa, coso, non è un povero soggetto passivo come l'iconografia Alf con l'agnellino, la scimmietta sotto il braccio e io supereroe, che tra l'altro macismo a go. No. Gli animali fanno delle cose, e quello che noi facciamo è che non ci giriamo e diciamo: oh, ma le fanno queste cose, cosa state facendo? Queste cose non vanno bene, ma non è che perché lo siamo noi a dirlo, sono loro per primi a dirlo. E anche quando si dice, ad esempio, ma l'animale apri la gabbia, rimane dentro la gabbia, ma la stessa cosa fanno gli umani quando si trovano in condizioni che le annichiliscono a livello proprio di coscienza, di sé. Anche gli umani non hanno più la capacità di reagire. In questo senso, l'abbiamo ripetuto mille volte, ma anche lì la sproporzione di forze è troppa, e anche l'incapacità e la non volontà dell'umano di leggere queste cose, perché se le leggi, cioè se tu privilegiato ascolti il grido del vulnerabile, devi poi rendere conto. Non vogliamo rendere conto. Sì. Sì, io no, diciamo, adesso non farei la filippica classica sulla resistenza animale, anche perché se la sono già beccata la volta precedente, mi sembra, proprio su questa roba della voce, eccetera. Una cosa da notare, secondo me, è che cioè, questa volontà di non ascoltare, di derubricare il linguaggio a un linguaggio non, cioè il linguaggio non verbale a un linguaggio non comprensibile, eccetera, eccetera. E segue delle linee di distinzione tra umano e animale che cambiano, che quindi non riguardano sempre neanche solo i soggetti che sono animali in senso biologico, no? Tanto che per esempio quell'espressione che citavi, per cui diciamo sono i preferibilmente inascoltati, no? Più che i senza voce. Per esempio questa espressione critica, diciamo, è stata coniata in ambito decoloniale, cioè era riferito ai popoli del terzo mondo originariamente, no? Poi sì. Nel passo che citi tu, Sanaura Taylor, che è antispecista, lo fa anche lì una forzatura del linguaggio, se vogliamo, e lo utilizza per parlare dei non umani. E quindi in realtà, per esempio, questo problema c'è nel momento in cui appunto Colombo anche torna dall'America e dice: questi parlano lingue che incomprensibili, parlano delle cose che non sono neanche delle lingue, no? Per cui sono di fatto degli animali, appunto. Ma c'è nel fatto che ci sono tanti soggetti che a me viene in mente l'infanzia, per esempio, no? Cioè nelle nostre culture in Occidente, i bambini e le bambine, che sono culture che diciamo che si fregiano del titolo di essere arrivate a altissimi livelli della protezione dell'infanzia, no? Di rispetto, eccetera, eccetera,
però per esempio i bambini che ancora non parlano, nella maggior parte dei casi, come dire, subiscono tutta una serie di forme di violenza, sostanzialmente di molestia, di violazione del consenso nel momento in cui vengono, per esempio, baciati da estranei tranquillamente. Se voi fate caso, si va in giro con un bambino di 6 mesi, in giro sulla metro, sul tram, per strada, è possibile che una persona perfettamente sconosciuta si senta assolutamente il diritto di baciare in faccia il bambino che vive con un altro adulto che neanche conosce. E questo tipo di violenza, che, come dire, dal mio punto di vista proprio equivale veramente a una violazione grave del consenso, si basa esattamente su quel tipo di struttura epistemica, cioè di interpretativa, cioè un ignorare completamente un linguaggio non verbale che c'è, che è evidente, perché i bambini e le bambine, diciamo, già a quell'età, come dire, mostrano tranquillamente di ritrarsi o di non gradire, piangono e fanno tutta una serie di cose che in realtà persone senza particolari strumenti, diciamo, etologici sarebbero assolutamente in grado di comprendere, no? Esattamente come siamo in grado di comprendere senza grandi strumenti etologici la mucca, il cane, eccetera, eccetera, a grandi linee, no? Assolutamente, infatti tu mi hai fatto pensare, tu hai pensato ai bambini, io ho pensato ai cani. Se tu hai dei cani, la gente pensa vada benissimo arrivare mano tesa a mettergliela in testa senza conoscere il cane e ignorando qualsiasi segnale che il cane possa dare di disagio. Oppure, scusate, ma io lo devo dire questo. La situazione Vai. degli orsi in Trentino, parliamo di questo, no? Oh. Vogliamo dire che anche lì non c'è assolutamente nessuna volontà di, vabbè, a prescindere di capire a livello etologico gli orsi, ma anche di leggere i segnali, perché sappiamo che non esiste praticamente, credo se non in casi sporadici, animale che prima di fare qualsiasi cosa, dall'attacco alla fuga, cosa non dia dei segnali. Certo. E l'incapacità di leggerli o l'incapacità di reagire è anche quello un problema che però poi diventa non quantomeno una responsabilità condivisa, ovvero sì, sono stato attaccato, ma che cosa ho fatto? Magari ho urlato, magari facendo tutte quelle cose, ah, io mi faccio grande, sì, di fronte a una bestia di qualche quintale, mi faccio grande. Cioè, nel senso, no? Nell'ignoranza di quello che si sta facendo per sentiti dire cose. E quindi poi quando succedono dei patatrac, che tra l'altro, vabbè, come noi ben sappiamo, ancora patatrac veri non ne sono successi, perché quello che è successo rispetto alla situazione che si poteva verificare è una scaramuccia, dipingo un mostro senza prendermi la responsabilità di ammettere che forse anch'io ho affrontato una situazione senza averne le competenze e facendo dei grossolani errori comunicativi. Certo. Quindi questo, beh, i bambini che sono un po' più animaleschi in questo vivono la stessa situazione, però cioè, alla fine è sempre un discorso di linguaggio, di comunicazione e di disponibilità a mettersi in ascolto e a mettersi in discussione, di essere capaci di, no, gestire un'interazione. Quindi direi che, insomma, abbiamo messo. Tra Vuoi l'altro dire è una carne al cosa. fuoco, ma non si può dire. Le zucchine sulla brace. Zucchine in Esatto. carpione. Tante zucchine. Sì, no, tra l'altro, cioè, secondo me un tema interessantissimo è quello dell'antropomorfizzazione, nel senso che è la classica accusa, no? Cioè, il cane ma come dire, tu interpreti un comportamento alla luce di schemi che sono umani, eccetera. Però in realtà nella comunicazione che già c'è comunque, anche quella ignorante, diciamo, tra noi altre specie, tra noi bambini e così via, cioè l'antropomorfizzazione è fondamentale, no? Cioè nel senso che comunque compiamo continuamente dei piccoli movimenti imperfetti di antropomorfizzazione, ma come dire, anche i cani fanno dei movimenti di caninizzazione, no? Cioè,
cercano di interpretare in base ai loro schemi le nostre stranezze, se vogliamo, ma perché, come dire, l'analogia, il movimento, diciamo, analogico è uno degli strumenti fondamentali per comunicare anche tra noi, in realtà, no? Certo. E ovviamente è uno strumento che, come dire, include la possibilità di sbagliare pesantemente, di assestare il tiro, di interpretare, eccetera, però alcuni etologi, per esempio, parlano di, in senso positivo, diciamo, di antropomorfismo moderato, di antropomorfismo controllato, no? Cioè qualcosa che viene fatto con testa, diciamo, con attenzione, ma che non è il rifiuto assoluto, perché, come dire, questo rifiuto significa una volontà di incomunicabilità, di non interpretare, di non farsi carico di questo, ma perché sei in una posizione di potere, ovviamente, perché c'è il privilegio, certo, che ti, certo, può dare questa possibilità di dire: io non devo antropomorfizzare, quindi non devo comprendere, quindi punto, basta. Del resto, se io ti metto la mano sulla testa, e questa era un'assurdità, no? Non importa più di tanto, perché anche se potremmo dire che il rischio che mi stacchi la mano, perché in alcuni casi dice stacchi la mano, ma comunque alla fine la colpa sarà sempre tua, no? Sì, sarai tu, certo, cane, che verrai soppresso poi o mandato in canile, eccetera, eccetera. Cioè, certo, c'è un equilibrio di potere evidente. Certo. Beh, chi ha il privilegio, e anche questo è il discorso del linguaggio, chi ha il privilegio controlla la narrazione. Esatto. Quindi io posso parlare, quindi io posso interpretare e posso dire: forse ho sbagliato io, e quindi mettermi in discussione, dire: forse ho sbagliato io, ho fatto un gesto improvviso, oppure quel cane è pazzo, e quindi come pazzo va eliminato. Certo. Quindi, diciamo, no, penso, vabbè, abbiamo risposto a quella dei senza voce da mo, però penso sia, insomma, come vedi, si può estendere questo discorso a tante categorie, ecco. Sì. No, infatti, tra l'altro, diciamo, questo discorso qua del non mi prendo responsabilità, eccetera, diciamo, rispetto agli orsi in Trentino, è molto chiaro, no? Cioè, nel, sì, senso, io non mi prendo responsabilità di sapere niente, neanche le cose banalissime su come andare in giro nei boschi, poi se l'orso mi, come dire, mi dà anche un minimo di, risponde in una maniera che mi dà anche un minimo di fastidio, tanto poi alla fine la narrazione la controllo io e lui finirà al Castellero. Esatto. Saluti e baci. No, infatti, no, ma è così. È così. Finché comunque la comunicazione viene gestita in maniera antropocentrica e quindi come adesso, e fino a quando, diciamo, lo sfruttamento e no, lo sfruttamento animale verrà comunque, come dire, sarà l'ingranaggio che fa muovere alla fine la nostra società e il sistema capitalistico, sicuramente la narrazione predominante sarà sempre quella. Non ci sarà nessuna volontà di creare un contenuto, una narrazione differente. E sta a noi, in quanto attivisti, in tutti i vari campi. Tra l'altro, oggi, diciamolo, esultiamo per l'Argentina, esultiamo per l'Argentina. Perché finalmente diritto di aborto, signore e signore, nel 2020. Infatti, esultiamo e sarà sempre sotto attacco, come sempre sotto attacco in Italia, però comunque è un grandissimo risultato per le compagne. E quindi, insomma, noi come attivisti dobbiamo scardinare, creare linguaggi nuovi, creare parole nuove per creare questi mondi nuovi, dove noi finalmente, e dove tutte le persone, non persone, animali, e tu dovresti anche dire ogni tanto: salutiamo tutte le persone e anche le non persone, perché non è che non persone valgono meno delle persone. Cazziatone finale. In caso. Voglio dire, finalmente creeremo degli spazi di possibilità di esistenza, perché finché non li nominiamo, quegli spazi in realtà ci sono preclusi e non esistono, se non delle piccolissime nicchie, come dicevano, no, le zone temporaneamente autonome, ma a volte non bastano, quelle bastano per prendere una boccata d'aria, poi però devi creare qualcosa di più solido, perché se no la vita per chi è oppresso e oppresso e oppressa diventa un'agonia quotidiana, una cosa che, insomma, abbassa il privilegio.
Ci sono delle domande? Fermala tu Domande? ogni tanto. Ma non riesco, più Non ci forte di riesce a me. fermare. C'è questa qua, vediamo se riuscite a vederla. Wow, Si sì, la chiama. vedo. Sì. Figata. Arrivo fino a una delle cause principali. Sì, anche io. Beh, Le case principali di. considera, posso dire una cosa, Marco, perché qua Adesso per. continuiamo a tornare a bomba su certi argomenti, però è anche quello, le persone con disabilità, le donne, gli animali non umani, vengono costantemente infantilizzati, Certo. perché diciamo, la rappresentazione, la bambina, il bambino sono la rappresentazione di un essere vivente che è alla mercé, almeno Sì, fino sì. a un certo punto, no? Perché dipende in tutto e per tutto. Non ha ancora sviluppato quelle skill, beh, molto complesse, no, di comunicazione, quindi sostanzialmente un po' uno ne fa quel che vuole, Sì. ahimè. Quindi l'infantilizzazione, ma questo per esempio, diciamo, l'attenzione e tutto il discorso che si è creato intorno alla sessualità disabile, no? Perché insieme all'infantilizzazione si diventa asessuati, ad Certo, esempio. la desessualizzazione. Come per carità, anche lì noi antispecistici abbiamo questo tarlo, gli animali domestici sono sterilizzati, si cancella la sessualità sostanzialmente, ovviamente i fini sono diversi, tra l'altro i disabili sono stati sterilizzati storicamente, diciamo, quindi si tende a, come dire, rendere infantile, quindi manipolabile, quindi non soggetto, ma oggetto. La manipolazione fisica delle persone disabili, dove viene violata un'intimità, come non si farebbe con una persona Certo. che invece non ha una disabilità, perché non metteresti le mani addosso in un certo modo ad un'altra persona se. E invece in quel caso ce lo si permette. È sempre un esercizio arbitrario di potere violento, coercitivo, soprattutto poi nei confronti delle persone disabili che molto spesso invece possono verbalizzare abbastanza chiaramente quali sono le loro, no? Loro o chi è un reale caregiver per loro, che quindi sa interpretare i loro desideri, no? E quindi sì, è sempre una, come dire, un abuso di potere. Sì. Sono d'accordo. Sei d'accordo? Su tutto. No, Sì, no, anche io. assolutamente. Assolutamente. Chiaramente. No, no, assolutamente era, diciamo, era un'osservazione molto pertinente quella di Elisabetta, perché il meccanismo, diciamo, è simile, no? Cioè, quello che tu dici poi fondamentalmente è una sovradeterminazione anche dei bisogni, no? Cioè, come dire, si entra in una relazione in cui io ho il privilegio di stabilire di fatto quali sono i tuoi bisogni, mentalmente. Comunque, se ci sono altre domande. Sì, mi era partita questa che l'avevo stavo fissando, riferito a prima. Beh, No, per la me è rispondo a assolutamente. Sandra, per me no, per Marco magari sì, ma per me no. No, per me sì, cioè nel senso animale, cane, gatto, sì, cioè come dire, è una delle soluzioni. Ecco, io sono per la lingua polinomica. Nel percorso di letture qua, che ho fatto in questi Devi giorni, guardare quale libro. no, non ce l'ho perché è un articolo web scusate, è un articolo web, cioè, in realtà neanche web, è introvabile. Va bene, arrivo. Luna! È arrivata appunto la bambina. E Adesso chiudiamo. dotata di linguaggio, però, anche troppo. E c'è un concetto. So che è delirante, però diciamo, il percorso di pensiero che ho fatto è stato questo, cioè che diciamo, anche quel tipo di detournement, di riappropriazione del linguaggio, no? Tipico soprattutto degli ambienti queer,
queer, transfemministi, eccetera. È sicuramente, diciamo, è molto interessante e fa pensare al fatto che, per esempio, invece, in ambito linguistico, tutte le rivendicazioni di tipo nazionalista delle minoranze, no? Pensiamo, diciamo, qua in Europa ai baschi, ai catalani, ai corsi, eccetera, no? Siano spesso state legate alla questione linguistica, cioè all'affermazione di una lingua nazionale, no? Da un punto di vista minoritario, però sempre con una prospettiva che poi però era simile a quella di Nebrija, del castigliano, no? Quella della lingua nazionale francese, nazionale italiano, l'inglese, del dominatore, eccetera. Cioè di ricreare uno standard da contrapporre, no? Quindi io faccio la rivendicazione della mia indipendenza sulla lingua catalana per dire che ha questo standard, ha questo vocabolario, questa grammatica, eccetera. Quindi ha una forma corretta. E però c'è in realtà un'eccezione a questa cosa che è molto interessante, che si sviluppa negli anni Ottanta grazie a un linguista corso, di origine corsa, che diciamo, è un professore di linguistica, di sociolinguistica in Francia, che si chiama Jean-Baptiste Marcellesi, che nell'83 scrive un articolo in cui conia questo concetto di lingua polinomica, che in realtà non, credo esistesse già, però lui gli dà una particolare accezione. Fondamentalmente lui propone di, all'interno delle rivendicazioni autonomistiche, indipendentiste, corse, di come dire, non risolvere la questione delle varietà di parlati corsi, che è enorme, perché in un'isola piccola con poche, in realtà c'è una varietà linguistica da nord a sud incredibile, di dialetti che fondamentalmente possiamo considerare dialetti italiani, perché dal punto di vista linguistico sono molto diversi. Zittisci il cane, per favore. No, zittito Altro che spesso senza perché voce, antispecista. altro che senza voce. E quindi lui dice: no, invece di fare quella cosa che tutti gli indipendentisti, fondamentalmente a quell'epoca, come in tutti i paesi che avevano queste rivendicazioni, fanno anche in Corsica, di dire stabiliamo una grammatica precisa che dice questa variante no, questa variante sì, no? Questa parola si dice così, questa costruzione della frase va bene, quella prendiamo quella, non so, del sud dell'isola, quella del nord no, o viceversa. Guarda caso, di solito dominavano quelle del nord. Lui fondamentalmente dice: no, proviamo a partire da una concezione di lingua polinomica, cioè che contempera le varianti, che si stabilisce che le varianti sono valide perché c'è una comunità che democraticamente stabilisce che tutte queste hanno la stessa dignità e possono stare dentro a un canone, in qualche modo tutte insieme. Questa roba qua non è che poi, come dire, diventi maggioritaria nelle rivendicazioni di tipo politico, però è un'idea politica, cioè è un'idea di c'è una comunità che stabilisce che c'è una pluralità e che non c'è quel canone che dice, non so, la parlata del nord conta di più di quella del sud. E non c'è bisogno di questo per avere uno strumento per lottare contro il colonialismo francese, in questo caso. Questo per dire cosa? Non me lo A ricordo più. me, allora, della proposta di Sandra, a me la proposta di Sandra non piace perché Ah sì, ecco, ribadisce poi ti dico perché. costantemente la parola animale, che già è una parola che comunque ha un connotato, no, nel dualismo negativo rispetto all'umano. Allora, animale questo, animale quello, quasi per me rafforza questo concetto dell'animale, perché in realtà animale umano lo diciamo solo noi. Cioè, non è una cosa accettata a livello linguistico. Quando poi la gente parla, dice, anzi, non dice anche umani, dice uomo. Dice Certo. uomo e animale. Allora, diciamo, se capisco che potrebbe avere un certo effetto, però anche bisogna capire in quale contesto. Magari nel contesto antispecista potrebbe essere, ma al di fuori sarebbe di nuovo dire animale, 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 animale. Ma noi siamo umani e tutte le volte dovessi dire no, noi non siamo umani, noi siamo animali umani, cioè non lo so. Certo. Però in No, scusa. effetti anche questo comunque è bello, cioè nel senso è bello che ci siano proposte, è bello che la difficoltà, le persone molto spesso, e questo lo dice anche Belux, io mi sono sentita lusingata perché ho detto, oh, ho pensato una cosa che ha pensato anche Belux, ma allora ho un neurone uguale a Abbiamo Belux, è fighissimo. un No. neurone in comune. Esatto, no, che alla fine tante volte diciamo la difficoltà non fa paura e diventa faticosa, quando invece la difficoltà è quel momento creativo dove poi
le cose accadono, quindi accogliamola, no, questa difficoltà, abbracciamo il fatto, quando una persona dice ma io faccio fatica a parlare così, ma bene, cioè che bello che fai fatica, da femminista non ho ancora trovato una traduzione che mi soddisfi di empowerment, perché anche lì impoteramento, non è che mi fa, però intanto esiste questa roba qua, che già è una soluzione. E mi stimola, perché ogni volta che io lo leggo dico, e che caspita, ma io lo troverò un giorno, o come è successo con tutto, a forza di dirlo poi diventerà normale, oppure se proprio non riesco, perché troverò una soluzione, ma è una spinta, no, evolutiva, non è una spinta a stare lì nel proprio brodino stantio, ecco. No, scusa, volevo dire questo, che questo delirio su Marcellesi e sulla lingua polinomica mi è venuto per dire che cosa? Che noi, che in qualche modo siamo una comunità antispecista fondamentalmente, cioè dal punto di vista dell'attivismo, forse, parlando della proposta di Sandra sugli animali gatto, eccetera, cioè non dovremmo fare l'errore di cercare il canone, cioè di cercare l'espressione, cioè come chiamiamo gli animali. Dobbiamo stabilire, di decidere che si chiamano animali umani, oppure che usiamo la dicitura animale gatto, animale cane, eccetera. Cioè, come dire, consideriamo il fatto che ci siano diverse espressioni possibili, che sono tutte espressioni di resistenza all'espressione standard, diciamo, canonica, e che possono convivere ed essere utilizzate anche in diversi contesti. Per quello a me fa un effetto duplice animale gatto, animale cane, nel senso che da una parte, appunto, faccio mie le tue riflessioni, per cui mi lascia perplesso, dall'altra lo userei assolutamente in alcuni casi e non in altri, e in altri userei altre formule, e tra queste c'è anche la formula animale, pure semplice, cioè quella specista, diciamo, che potrebbe funzionare, essere privilegiata per chiarezza, magari per scorrevolezza in certi casi. Quindi ecco, diciamo così, un appello alla pluralità anche all'interno della resistenza. Certo. Sì. Io pongo un'altra. Quanti baci! Un po' troppi in questo momento. Non antropomorfizzare, però. Esatto. Secondo me, vabbè, io tanto ormai saremmo rimasti in tanti specisti. Io penso che ci siano dei momenti molto erotici, soprattutto con i cani, vabbè, perché io sono canara. Certo. Ci sono certe slappate che non mi sanno soltanto di affettive. Comunque. Non vero, andiamo oltre, sennò poi le persone si fanno una brutta impressione. Esatto. Però io posso dire che quando Molly mi bacia, per me è un piacere così, cioè proprio fisico. No, è un piacere così come se fosse la mia compagna di vita, ecco. Certo, sì. Ma è una minaccia per lo status quo del mio compagno di vita attuale. Infatti. Dipende come la prendi. Infatti. Ma tranquillo. E comunque ci fu quella cosa notevole che durante il dibattito sulla Cirinnà, Giovanardi, che diciamo è il grande amico di tutta la comunità, il grande amico di tutta la comunità LGBT e degli animalisti, no? Cioè, di solito la comunità LGBT non sa bene questa cosa, lui è anche il grande nemico storicamente degli animalisti. E dei tossici, diciamo, queste sono le tre categorie che lui adora sostanzialmente. E però lui disse, proprio andò in Parlamento a dire, ma insomma, allora adesso, certo, adesso gli uomini si possono sposare con gli uomini, le donne con le donne, allora uno si può sposare anche col proprio cane. Sì! No, sto scherzando. No, vabbè, ma sì, no, perché non bisogna sposarsi tra uomini, tra donne, tra cani. Certo. Fondamento che... Certo. Tra l'altro, no, sicuramente... Lo sapete, ma il matrimonio in realtà è nato, non mi ricordo adesso le date, perché la Chiesa voleva gestire come dire, l'essenza dell'uomo maschio che andava di fiore in fiore continuava a mettere incinta donne. Quindi ha detto, lo relego a una donna sola in una casa col matrimonio, e via. E il resto è extraconiugale, sì. Esatto. Non è stato molto efficace come provvedimento. No. Lo vediamo oggi che non funziona. No. Grazie. Domande? Domande sono finite. Volevo
buttare lì uno spunto magari per la prossima, Vai. se riusciamo a farla. Dai, ci divertiamo troppo. Benissimo. Esatto, è sempre sul linguaggio, non specifico in termini antispecisti o femministi, però spesso, ad esempio, questo l'ho notato nelle assemblee, o magari quando parli, provi a spiegarti con una persona riguardo a un punto preciso, che molte parole sono legate a l'esperienza della persona, no? Scusa, ma toccare una faccia Sì, che mi infatti, ipnotizza, che è proprio scoglionata. così senza voce che non ti stiamo ascoltando a te. Immagino. Dici. No, Nell'assemblea? è che probabilmente vuole mangiare. Vabbè, e magari si dice la stessa identica cosa, lo stesso concetto, per arrivare allo stesso punto, allo stesso fine, con parole diverse, che però per le due esperienze a confronto hanno lo stesso significato. Non so, adesso non mi viene un esempio preciso, però mettiamo caso che cuccia e casa siano strettamente sinonimi. Se io dico tutti devono avere una tutti, tutte, chiunque deve avere una casa, e l'altro dice no, tutti devono avere una cuccia. E su questo ci si impunta e ci si fa la guerra tra persone che la pensano allo stesso modo. Adesso l'ho molto esemplificato, no? Però a me è successo Anche un po' spesso che. scuro, la cuccia non mi ha risuonato molto come esempio. E no, tu immagina che fosse un sinonimo di casa. Possiamo dire casa e dimora, ad esempio. Ma io Però. sono dubbiosa sul fatto che se c'è questo problema, forse non è proprio che esattamente ci sia la stessa interpretazione della realtà, perché sennò. E perché è empirica. E questo è il punto. Marco ha chiuso gli occhi per sempre. Ah, pensavo fosse in meditazione. No, mi sa che l'abbiamo perso. È in fissa così, lo sei addormentato. Quanto fa ridere. No, è andato a ridere. È andato, no. Peccato, era bellissima come. Eccolo, è tornato. Eccolo. Abbiamo riso alle spalle che non ne hai Perché? idea. Perché il tuo fermo immagine era ad occhi chiusi, sembrava Scusi. dormissi. Anche adesso No, no. Mi passo. ancora. È Sì. vero. Adesso ride. Si è svegliato. Vabbè, dai. Chiudiamola qua, così. Vediamo, sì, cerchiamo di Dai. sviscerare meglio la cosa, così magari la prossima volta che ci facciamo una chiacchierata parliamo anche di questo. Sì. Che Che magari ne parliamo magari tra di noi prima di. sì, certo, volentieri. Ah, pensavo fosse più tardi. No, beh, sono quasi 2 ore che siamo lì a contarla, Quello sì. ecco. Tornato. Andiamo, Marco, stiamo Alla andando. faccia dei senza voce, abbiamo parlato per 2 ore. E, no, sì, avevo tolto anche la camera. Vabbè, quindi. Niente, abbiamo deciso con Roberto nella tua assenza psicofisica che magari approfondivamo prima tra di noi per cercare di capire un po' meglio il punto e casomai poi se ne parla in separata sede una prossima volta. Già oggi Comunque, ne raga, abbiamo dette troppe, secondo sì. me. No, allora, secondo me devi dire qual è il libro di cui hai parlato per 3 quarti d'ora, però vabbè, perché si può Non ho dire. capito. No, diceva Feminosca, devi dire qual è il libro di cui ha parlato per 3 quarti d'ora, poi mandiamo Sonara il Taylor, Beasts of Burden. Ancora non lo traduciamo in italiano, no, però. traduciamo perché non si sa come verrà tradotto il titolo. Nino, vabbè. No, dai, si sa. Vabbè, comunque, Doveva uscirà. creare un po' di suspense. Comunque, insomma, sì, è un libro direi veramente potente. E quindi di quello poi ne parleremo per i secoli e i secoli a venire. Esatto. E quando vuoi, se vuoi,
Beh, ma non adesso, anche... siamo in fase traduttiva, no. Un po' di suspense. No, dico, quando esce, se vuoi fare... Ha voglia. No, anche perché, vabbè, io avevo detto, poi sono quelle cose che si dicono, che era il mio testamento militante. Vabbè. Ma no, io lo intendevo. Ma noi non vogliamo sovradeterminati. Arrivano cose, io non so mai dire di no, come ben si sa, e quindi, però effettivamente devo dire... Diciamo, rispetto ai libri che ho tradotto finora, è sicuramente per me uno dei più potenti, uno di quelli che sento di più per mille motivi, e quindi insomma vorrei poi avere modo e occasioni plurime di parlarne, perché secondo me ne vale tantissimo la pena. Insomma, a volte la cosa che mi dispiace di questa cosa è che a volte appunto fa più un nome, faccio l'esempio di Belux, tu traduci Belux e sai già che avrà una certa accoglienza. Ci sono altri autori come Sonora Taylor che hanno una profondità di elaborazione, no? Delle idee comunque enorme, però non essendo così... conosciute, si finisce un po' per cadere un po' nel dimenticatoio, ma noi faremo in modo che ciò non accada. Esatto, siamo qua a posto. Dai, va bene, vi do una notizia, vi do anche una notizia, mi stava dicendo che voleva uscire, mi ha fatto la sorpresina, ho sentito la fontanella. Ecco, il cane. Ok, non hai capito, non hai compreso il messaggio. Non ho compreso, hai messo un po'. Vabbè. Grazie. Buon anno. Ciao. Ciao a tutte le persone e non persone. Grande. Ciao. Ciao.